È il giorno dedicato ai malati e a tutti coloro che se ne prendono cura, familiari, operatori sanitari, volontari. Una ricorrenza istituita 30 anni fa da San Giovanni Paolo II, proprio nel giorno in cui si festeggia la Madonna di Lourdes. Il pensiero va alla Madonna di Lourdes che con le sue apparizioni ha dato un messaggio all'umanità, un messaggio che rimane attuale ancora oggi. È una bellissima giornata, una preghiera per tutti voi. Un pensiero particolare in questa giornata è rivolto a tutti coloro che non ce l'hanno fatta a sconfiggere la pandemia e a quanti stanno lottando in un letto d'ospedale. Certo, noi preghiamo per l'uno e per le altre, per le persone che non ci sono più, che hanno custodito anche le memorie di questi luoghi e le persone che lottano. Un pensiero particolare anche alle suore francescane d'Egitto, che per tanti anni prima che lasciassero questa comunità sono state le custodie amorevoli di questo luogo. Si arricchisce anche di un prezioso lavoro fatto da Marco dell'Oriente, è un crocifisso che risorge dalla croce in bronzo ed è un'opera molto bella che comunque rende questa grotta nella sua semplicità anche la presenza del crocifisso che è Cristo Signore, che è Salvatore e che salva l'umanità.